In effetti, non vorrei che questa mia formulazione della figura dell'osservante diventasse quasi un gioco di parole. Non lo è in effetti, perché io credo di avere buone ragioni per, come dire, figurarla. È una figura che ripristina in qualche modo la forma o la figura della ispirazione che tutti abbiamo diciamo, messo in castigo perché c'erano buone ragioni per farlo, evidentemente, ma che non deve scomparire del tutto. L'ispirazione è come dire un modo di osservare o di lasciarsi osservare in modo innocente, in modo senza aspettative, ecco, è un modo di essere. È chiaro, va da sé che un'opera senza chi la osserva è come non esistesse. Però non è che l'osservatore ha un ruolo di definizione dell'opera, ha un ruolo di complemento, questo sì, autorevole e necessario, ma non può modificare il principio, lo spirito dell'opera. Tanto per fare un esempio, io ricordo ancora in anni che furono quando, secondo la teoria della cosiddetta opera aperta, si consentiva che lo spettatore di un'opera potesse manipolarla, potesse come dire, intervenire di fatto. Ecco, no, questo è scandaloso. È scandaloso perché la sacralità dell'opera può essere ignorata, ma non umiliata.